campo 75 minuti. Volevo chiedere se questo è il momento della sua autonomia effettiva oppure è uscito magari sulla tiro per funzionare anche per via delle tante botte che ha preso e si avvia verso i 90 minuti, verso un completo impiego. Per me non è importante, non è un obiettivo fargli fare 90 minuti, per me è un obiettivo farglieli fare in maniera produttiva della squadra, per cui sostituisco perché ci sono tre sostituzioni e oggi è toccata a lui perché stava facendo bene, però c'è una partita fra tre giorni, per cui si cerca di dosare quelle che sono complessità o problemi di condizione in base a quello che è il momento che si sta attraversando. Lui, come sempre, viene da quel lungo infortunio e per cui deve un po' recuperare, deve un po' allenarsi, deve un po' giocare, insomma tutte queste cose che rientra nella gestione, insomma, ecco, non c'è nessuna presa di posizione nei suoi confronti sia nel bene che nel male, c'è solo un considerare tutto. Prego, a sinistra. Sì, volevo dire due cose legate alla prossima partita. Icardi ha detto che il derby è una gara che può dire tanto sulla stagione. Volevo chiedere se è d'accordo. E poi la seconda cosa, prima del derby inviato, lei aveva detto che voleva vedere la faccia cattiva da parte dei suoi giocatori. Adesso comunque l'Inter arriva lanciatissima, paradossalmente dovrà invece cercare di ancorare i giocatori a terra dopo queste due belle partite. No, perché i miei calciatori questo errore qui di sottovalutare non lo fanno, diciamo non hanno quel carattere così forte che tutti i giorni è allo stesso modo, ogni tanto, ma non per presunzione, lo fanno per una non completezza caratteriale proprio, ecco. Poi queste tre partite che andremo a giocare adesso, che andranno i calciatori perché le giocano loro, diventano tutte e tre importanti. Queste tre trasferte possono dire molto su come finirà, in che posizione finirà l'Inter in questo campionato. Prego, in fondo, a metà. Buonasera. Tu che vedi le cose da dentro, prima del Benevento, avevi capito tutto. Ci puoi spiegare cosa avevi capito? E se non ce lo spieghi, perché non ce lo spieghi? Me lo spiega a fine campionato, lo faccio anche vedere. Fine campionato. Ah, ce lo fai addirittura vedere? Sì. Ma, non spiegarlo è perché hai paura che si rirompa un meccanismo, perché è difficile veramente analizzare sta squadra. Non è difficile analizzarla, è abbastanza facile perché è difficile raccontarlo, è difficile poi mettere tutti d'accordo perché ognuno dà l'interpretazione che gli pare, però da dentro c'è qualche possibilità in più di andare ad analizzare poi in profondità. Però oggi hanno fatto una buona partita e dentro la partita di oggi però ricè quella roba lì, perché quello che era difficile era far gol e determinare una gara in questa direzione con l'impatto sulla gara. E quello l'hanno fatto benissimo. Poi spiegami gli ultimi 20 minuti dove si arriva 6 contro 3 sulla linea dell'area degli avversari e non si fa gol. Li ha tenuti per il derby? Che maniera? E lui ci ho messo un po' troppo a trovare, a metterlo poi, a trovare quella soluzione lì, che ha fatto vedere che è una soluzione possibile e probabilmente ce l'avrei dovuto far giocare prima, ecco. Nel senso che le sue qualità sono questa libertà di poter andare a interpretare la partita come vuole, mentre poi messo in un recinto credevo di limitarlo, invece si è creato un ordine personale, ecco, e ha dato poi spessore alla squadra, ha dato qualità, ha dato pulizia alla manovra, ha dato velocità.
Prego. Salve mister. Vedendo che anche la Roma e la Lazio ogni tanto fanno qualche passo falso, come è successo all'Inter, è più il rammarico per quei due mesi dove sono buttati tanti punti, oppure più la fiducia nel sapere che comunque le avversarie con cui la squadra sta contendendo la Champions comunque sono, diciamo, avversarie alla portata che ogni tanto inciampano? No, è che è così. E quelli non lo sanno, voi siete solo voi. È chiaro, e poi voi l'usate, voi nel senso che poi in momento che non si fanno risultati si va a mettere il dito lì dentro. Ma è così, non si possono fare risultati dall'inizio alla fine. La Juventus, vincendo 7 campionati di fila, 8, 9, quelli che ha vinto, ha passato in dei campionati, dei momenti, in tutti i suoi campionati, dei momenti dove abbassa quello che è il livello di qualità di squadra, o quello che è il livello di continuità di risultati. Non si possono vincere tutte, c'è sempre un momento dove la squadra poi, o prima o dopo tutti, e quel momento lì, siccome poi c'è una tensione importante, un timore importante a quel momento lì, perché poi c'è veramente il problema, eccolo il problema, era questo il problema, i giocatori reagiscono peggio, ci mettono un pochettino di più, quando ormai sono in quella condizione mentale lì, in quel condizionamento lì, abbassano, non riescono ad uscire, però è una cosa naturale, è una cosa che bisogna tener botta, reggere, avere poi un metodo di lavoro, perché è il metodo che poi dà la soluzione. Corretto, ricerca sempre di qualcosa di nuovo che crei degli stimoli, e poi i gol di Icardi e di Perisic. Ok, scusate, abbiamo fuori. Scusi? Tagli a fare, dai. C'è fuori il suo allenatore che aspetta. Sì, grazie. Sì, sì, ma mister, allora, beh, innanzitutto buona Pasqua a Tavellin dell'Arena. Le chiedo solo una cosa molto secca. Se lei avesse subito dopo un minuto un gol su rimessa laterale, che cosa avrebbe detto i suoi giocatori, che cosa avrebbe pensato? Cioè, è una cosa abbastanza strana. Noi gli avevamo fatto a fa volentieri la domanda, ma se la risparmiava per il suo allenatore, stavi veramente. Ho capito, io dico bravo ai mio che ha rimesso subito la palla in gioco, perché quelli sono momenti, quando c'è un calcio di punizione, quello che la batte, se va a prendere la palla velocemente, ci hanno creato tanti gol. De Vitis è uno che ha fatto un numero di gol mettendosi sul secondo palo dove nessuno a deviare, le palle buttate fuori sul secondo palo. Ci sono allenatori che allenano durante la partitina frasettimanale allenamento, fischiano apposta, fanno punizione apposta, perché vuole che chi ha a favore a punizione la prenda in 2 secondi, la metta in terra e la batta subito, perché è un momento dove puoi prendere la linea difensiva disattenta, e se sono stati bravi i miei questa volta. Grazie.